venite a me, diceva Gesù, voi tutti che siete aggravati e travagliati, io vi darò riposo alle anime vostre. È un appello che Gesù rivolgeva nel tempo del suo ministero, ma è un appello che il Signore rivolge ancora alla sua sposa, ad avvicinarci presso colui che può darci davvero acqua ed acqua viva. Ma quanto è grave la condizione, la situazione in cui non si senta più lo stimolo della sete. E quando si verifica questa situazione, credo che dal punto di vista della salute siamo molto attenti ai sintomi che a volte affliggono i nostri corpi, vero? E anche se non lo siamo, il dolore stesso fa da sentinella a un'urgenza, a una condizione critica della nostra salute, del nostro corpo. Ma dal punto di vista spirituale, a volte possiamo essere distratti. E consideravo il fatto che quando non sentiamo più il sintomo, il bisogno, la necessità di essere dissetati, beh, lì a quel punto significa che probabilmente lì non c'è più vita. O comunque la situazione è talmente critica che persino gli stimoli naturali, tra virgolette, sono scomparsi, non hanno più efficacia nella vita, ahimè, del credente. Ma credo che tutti quanti noi sempre sentiamo il bisogno, l'urgenza di andare alla presenza di Dio. Amen. Non è per automatismo, non è per un appuntamento fisso, per una regola. Probabilmente a volte può accadere addirittura che così si pensa di compiacere Dio. Dio vuole avere una relazione vera, intima, personale con ciascuno di noi. In sostanza, Dio vuole vedere il nostro amore per Lui. Amen. E noi questa mattina vogliamo rinnovare il nostro amore, il nostro affetto per Lui.